Ecco la casa Milan sullo sfondo, ecco la casa Milan in questo inizio della seconda metà del mese di giugno, un periodo caldo naturalmente per il mercato, così come accadrà per tutte le settimane che arriveranno. Noi intitoliamo questo servizio, questa veloce chiacchierata, Priorità Centrocampo, perché non ci sono nomi particolari e non ci sono notizie particolari, men che meno ufficiali dell'ultima ora, a parte le visite mediche di Radek Krunic, di cui abbiamo già parlato su questo canale, però ai tifosi del Milan deve stare a cuore un concetto. I tifosi del Milan hanno iniziato quest'estate pensando soprattutto a un reparto, il centrocampo. L'uscita di Bakayoko, il fine corsa di Montolivo, di Bertolacci e José Mauri, quindi c'è bisogno di centrocampisti e il Milan sta lavorando soprattutto in quella direzione. Lo confermano le visite mediche di Radek Krunic e lo conferma il fatto che tutte le voci mediatiche, vere o presunte, credibili o meno, che si fanno in questo momento sul Milan sono tutte sui centrocampisti. Quindi al tifoso rossonero deve stare a cuore il metodo, la priorità che correttamente viene attribuita in questo momento nel via vai di incontri con i procuratori dalla società al centrocampo. Per cui qui poi bisogna scremare le varie idee, le varie opzioni, le varie ipotesi. Partiamo da Torreira. Su Torreira, secondo noi, i media italiani sono andati un po' troppo leggeri e un po' troppo facili, nel senso che Torreira è un giocatore che un'estate fa l'Arsenal ha pagato 35 milioni acquistandolo dalla Sampdoria e ha fatto un anno straordinario Torreira, per cui 35 più un anno straordinario non può venire in Italia a 25 o 30, può venire in Italia per una cifra attorno ai 50 milioni ed è difficile pensare che un club italiano in generale in questo momento e il Milan che deve comunque fare i conti con le situazioni UEFA possa investire 50 milioni cash pur su un giocatore che Giampaolo nei prossimi giorni con ogni probabilità allenatore del Milan. Lasciateci concedere evidentemente il giusto rispetto all'ufficialità che nel momento in cui facciamo questa chiacchierata non c'è ancora. Ancorché Torreira abbia già giocato con Giampaolo e ancorché Torreira possa essere importante per mettere in moto il meccanismo di Giampaolo, 50 milioni quest'estate restano 50 milioni. Per cui tenderemmo in questo momento ad escludere questa ipotesi. Poi le altre voci rispetto alle quali bisogna orientarci sono tutte voci in questo momento, perché poi avete visto che Radek Krunic non è mai stato una voce per il centrocampo del Milan, però poi si è trovato l'accordo fra Milan e Empoli, anche per Krunic non c'è l'ufficialità, ma dopo le visite mediche ci sarà. E quindi analizziamo le voci che ci sono in questo momento una per una, ma tenendo conto del fatto che poi i lavori in corso a centrocampo potrebbero riguardare anche giocatori che in questo momento non sono al centro di voci. Ad esempio Sensi è un giocatore per il quale all'evento di ieri, l'abbiamo seguito su questo canale YouTube e con un'intervista esclusiva che vedrete in onda nelle prossime settimane su Milan TV a Silvio Berlusconi, ieri abbiamo sondato un po' il clima perché c'è stato l'evento all'auditorium della BPM, il Banco BPM, la Banca Popolare di Milano, per la presentazione del libro di Luigi Garlando e Arrigo Sacchi, La Coppa degli Immortali. Era presente tutto lo stato maggiore del Milan Euromondiale dell'epoca, era presente anche la D del Sassuolo Carnevali, perché all'epoca di quel Milan l'attuale AD del Sassuolo era un giovane collaboratore della società di Viaturati, era presente quindi, e dava la sensazione che c'è una certa distanza a livello economico fra il Milan e il Sassuolo su Sensi, per cui non va dato per scontato. Anche l'incontro di oggi che c'è stato fra il suo procuratore, il procuratore di Stefano Sensi, che è un tifoso del Milan, però non basta questa patente del cuore per fare le operazioni di mercato in estate. Oggi Beppe Riso è stato a casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. Nel corso della scorsa domenica è stato a Forte dei Marmi per parlare con la D Carnevali, però la sensazione è che siamo ancora agli incontri di posizionamento, agli incontri interlocutori, a schermaglie di tipo economico senza che possa esserci una imminente ufficialità. Su un altro giocatore oggi i quotidiani invece scrivono cose di tipo diverso sul centrale della Fiorentina, il metronomo della Fiorentina Jordan Veretout. Il Corriere della Sera scrive che possa essere addirittura presentata un'offerta da parte del Milan di 20 milioni più bonus. Sappiamo che la Fiorentina valuta il giocatore attorno ai 25 milioni di euro e non vuole contropartite tecniche, ma che il Milan in questo momento straveda e sia pronto a chiudere per Veretout, no.
diciamo di no, con tutto rispetto per Veretout, con tutto rispetto per la Fiorentina, con tutto rispetto per il procuratore di Veretout, Giuffredi, che ha ottimi rapporti con il Milan per via di Andrea Conti e che ieri ha anche detto non si è parlato in particolare di Veretout, per cui anche su questo fronte le voci vanno prese col beneficio d'inventario. Poi c'è una voce che riguarda Fofana. Fofana è un importante centrocampista dell'Udinese, può fare sia il centrale che la mezzala, sa fare l'incursore esattamente come Krunic, e nelle scorse settimane nelle prime pagine dei quotidiani sportivi i nomi di Fofana e Krunic venivano associati per un possibile interessamento del Milan. A livello scaramantico di mercato, essendo arrivato Krunic, potrebbe esserci qualche possibilità per Fofana, ma è proprio una nostra elementare infantile associazione di idee e non c'è davvero altro. Oggi poi si parla anche sui social di varie altre voci. Dani Ceballos, reduce dalla prodezza in Italia-Spagna Under 21, è stato suo il primo gol della partita, un gran gol, però sembra che questo giocatore, che è giocatore vero e che da diverse estati il Milan occhieggia, possa andare al Tottenham per cifre molto alte. È chiaro che se venisse Dani Ceballos ne saremmo felici tutti noi, ne sarebbero felici i tifosi del Milan, però la sensazione è che la Premier in questo momento, la facoltosa e ricca Premier, possa essere in vantaggio. Ultimissimo nome, Gaston Pereiro, centrocampista offensivo, giovane del PSV Eindhoven, è giovane, quindi risponde alla linea dei giovani del Milan, però se si riescono a trovare i giovani che costano un po' meno, al di là della visita di cortesia e di lavoro di Paco Casali ieri a casa Milan, sarebbe anche meglio. Questa è la panoramica, questa è la ricognizione sul centrocampo. Ripetiamo, quello che deve stare a cuore ai tifosi è il metodo. C'è una priorità percepita sul mercato di centrocampo del Milan e in effetti al Milan vengono associati soprattutto nomi di centrocampisti e il Milan sta lavorando soprattutto sui centrocampisti. Quindi la sintonia a livello di metodo c'è, sui nomi poi vedremo quali saranno le occasioni, vedremo quali sono i nomi coperti e i nomi scoperti, vedremo quali saranno gli intrecci di mercato che troveranno la giusta soluzione economica. Insomma, ci sono da vedere tante cose. E resta il fatto che appunto ieri la Di Carnevali, ve l'abbiamo dato questo particolare, presente all'auditorium Banco BPM per omaggiare la Coppa degli Immortali, non ha dato la sensazione che si sia vicini ad una chiusura per Sensi. Ieri abbiamo percepito un buon clima attorno alla storica dirigenza rossonera, poi c'erano tanti giocatori, tanti simboli di quel Milan, abbiamo percepito una particolare tenerezza, una particolare commozione nei confronti dei propri ricordi rossoneri da parte di Silvio Berlusconi, lo storico presidente rossonero, di cui vedrete l'intervista esclusiva a Milan TV nelle prossime settimane, incentrata in particolare sulla storia, perché naturalmente il Milan sta lavorando molto per celebrare con una linea editoriale ad hoc i 120 anni di storia del Milan, il Milan 7 volte campione d'Europa e 4 del mondo.